Ciao ragazzi, nuovo video della Tutto Check. Oggi vi presentiamo tutte le novità che il 20 di settembre Amazon ha presentato alla conference che ha fatto negli Stati Uniti. Ci sono molte novità e parecchie sono anche molto interessanti. Naturalmente manca circa un mesetto per l'uscita di tutte queste novità, sono preordinabili direttamente sul loro sito, quindi sul sito Amazon. Vi lasceremo qui sotto il link in descrizione. Ma prima di tutto questo vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e in più lasciare anche un bel mi piace. Se poi condividete il video è fantastico. Possibilità in più per sostenere noi del canale è anche il tasto grazie, col quale ci potete offrire un caffè e questo sicuramente ci aiuterà a poter acquistare nuovi prodotti che ci potrete proporre anche voi da potervi poi presentare qui sul canale. Bando alle ciance. Partiamo con EcoHub, diciamo subito il prezzo così ci leviamo via il dolore. È un prezzo lancio di 199,99 euro. In che cosa consiste EcoHub? È il nostro centro di controllo che può essere posizionato sia a parete o con un suo stand apposito venduto separatamente e ci permette di controllare tramite i widget e tutta la schermata personalizzabile iniziale tutti i dispositivi della nostra casa intelligente, quindi da un'unica schermata, quindi sarebbe comodo per esempio posizionarlo vicino l'ingresso di casa. Perfetto. Così da avere tutto sotto controllo, potrete comandare tutte le vostre luci domotiche, tutte le prese, le videocamere compatibili, nello specifico le Ring naturalmente che sono di casa Amazon, sono quelle che sono maggiormente compatibili e con le migliori funzioni al riguardo. È dotato di 3 microfoni, ha comandi sia vocali che touch e ha al posto della fotocamera che è stata eliminata, ha dei sensori infrarossi che rilevano la vostra presenza quando vi avvicinerete per un duplice motivo. Uno, per darvi subito, anziché magari la cornice con le vostre foto, che è la modalità in pausa, diciamo, sì, dell'EcoHub, e quindi vi farà vedere subito il vostro centro di controllo. E due, perché è anche uno schermo adattivo. Questo cosa significa? Che se state distanti, magari vedrete appunto le vostre foto oppure il pannello di controllo ma nella sua totalità, ma anche con icone più grandi, meno dettagliate e con meno cose visibili. Man mano che vi avvicinerete, questa presentazione del pannello di controllo sarà più dettagliata, con più icone, più piccole naturalmente, ma fatta decisamente meglio. E questa è una grande novità comunque su questa tipologia di prodotto. Altra novità è che utilizza i protocolli Zigbee, che è una novità importante su questa tipologia di prodotto. Precedentemente era sull'Echo Show 10. Protocollo Matter e Thread, quindi la completa gamma di protocolli esistenti che vi consentono di poterci abbinare e configurare senza alcun problema più di 10.000 prodotti di vari marchi. La data di uscita ufficiale del prodotto in Italia non è stata ancora data, infatti anche dalla pagina ufficiale di Amazon c'è la possibilità di cliccare un link giallo e farsi inviare la mail per essere avvisati di quando inizierà il preordine. Ma passo la parola a Miki per presentare il secondo prodotto novità di Amazon. Passiamo ora a Echo Show 8 di terza generazione, prezzo 169,99 euro, disponibile dal 25/10 ma potete già andare in preordine adesso. Quello che cambia subito, primo impatto, è il look sia esterno che interno. Esteticamente lo hanno reso un po' più morbido, curve un po' più morbide. La telecamera dalla posizione di destra, classica di tutti gli Echo Show, è passato nella parte centrale. Questo perché? Perché Amazon predilige la parte centrale durante soprattutto le videochiamate, diciamo che avete una gestione dell'immagine migliore. Schermo naturalmente da 8 pollici, la telecamera è da 13 megapixel, la telecamera è dotata di inquadratura automatica, non si muove come gli Echo Show 10 ad esempio, però avete la possibilità di essere seguiti in un range non molto ampio, diciamo. Però avendo la centrale magari riesce a prendere molto meglio. Utilizza tutti i protocolli
che abbiamo menzionato prima sull'Eco Hub, quindi Zigbee, Matter e Thread. Questo consente un controllo totale per quanto riguarda tantissimi dispositivi che ci potete abbinare, dalle telecamere di videosorveglianza alle prese smart, tapparelle, piuttosto che, quindi veramente avete l'imbarazzo della scelta di cosa poterci abbinare. EcoShow 8 è dotato di audio spaziale. In base all'acustica della stanza, lui rileva e vi dà il suono migliore per rendere l'esperienza audio qualcosa di fenomenale. Quindi anche sulla parte audio è migliorato ulteriormente. EcoShow 8 è dotato anche di computer vision come tipologia di tecnologia. Cosa vuol dire? Nel momento in cui io mi avvicinerò allo schermo dell'EcoShow, avrò dei dettagli magari sui widget piuttosto che sui dispositivi che ho in casa o comunque come ho personalizzato la home page. Nel momento in cui mi allontano, dal dettaglio si allargherà l'immagine dandomi una dimostrazione generale di quelli che sono i widget piuttosto che le impostazioni del calendario, il meteo e quant'altro. Il processore interno è stato migliorato e potenziato e in più durante le videochiamate c'è la riduzione del rumore di sottofondo. EcoShow 8 può essere appoggiato direttamente sul tavolo oppure in maniera opzionale si può acquistare un supporto regolabile dotato di presa USB-C per poter ricaricare anche il cellulare. Prezzo più o meno siamo sui 39,99€. Ulteriori prodotti che andranno ad uscire anche in Italia al 100%, che sono già in preordine, parliamo delle Fire Stick. È uscito i modelli di seconda generazione della 4K e la 4K Max. Allora, all'inizio leggendo un attimino e sentendo la conferenza sembrava qualcosa di un attimino migliore come novità. In realtà poi andando a vedere le caratteristiche tecniche che ci siamo segnati, abbiamo paragonato con delle tabelle, in sostanza non è che cambi proprio più di tanto. Infatti, cioè loro la sparano sempre con il 30% in più rispetto alla precedente, esatto. Ma questa è il 40 rispetto alla precedente del 30. Esatto, siamo andati a vedere la descrizione della 4K di prima generazione, parlava di un processore migliorato del 40% rispetto alla versione precedente. Adesso nella 4K di seconda generazione dicono processore migliorato del 30% rispetto alla precedente. Quindi avete un 70% rispetto a due versioni fa. Sembra sempre un rincorrersi, insomma, in quello che è andato a cambiare, così vediamo proprio i dati che ci siamo scritti e paragonato. Allora, intanto i prezzi, che sono molto similari a quelli di prima generazione attuali, quindi a questo punto, anche se non dovesse cambiare più di tanto, conviene una generazione in più rispetto a uno in meno. Spero che comunque le generazioni precedenti diminuiscano di prezzo, questo vale per tutti i prodotti che vi abbiamo presentato. La Fire Stick 4K di seconda generazione costa 69,99€. La 4K Max di seconda generazione 79,99€. Le caratteristiche della 4K rispetto alla prima generazione sono cambiate di veramente poco. È stato aggiunto il Wi-Fi 6, che comunque dovrebbe dare una fluidità maggiore nella visione dei contenuti in streaming, per esempio. Il processore in realtà è rimasto lo stesso, quad core 1,7 GHz. Pensavamo fosse migliorato, invece no, quello è migliorato nella 4K Max, lo vedremo dopo. Supporta firmati 4K Ultra HD e anche questo come la precedente e anche uguale. il comparto audio col Dolby Atmos è rimasto il medesimo, quindi veramente a livello della 4K non è che ci sono stati chissà che miglioramenti alla fine della fiera. Un po' diverso il discorso sulla 4K Max, vero? Assolutamente sì. Quindi abbiamo un Wi-Fi 6E, ancora più veloce, ancora più fluido lo streaming. Ci sono evoluzioni su evoluzioni del Wi-Fi. Il vostro modem di casa deve supportare questo tipo di tecnologie, perché sennò potete avere anche il Wi-Fi 24. Ma se non si arriva un 2, esatto, sempre 2, sempre quello è. Assolutamente sì. Quindi specifichiamo questo, perché qualcuno magari ha in casa ancora la DSL, attacca il Wi-Fi 6 e dice ma vado lento, perché? Ma poi va a scatti lo streaming, non carica. Il problema è sempre la fonte. Però è migliorato il processore. Il processore, siamo passati da un 1,8 GHz a un 2 GHz,
che può sembrare un'inezia, però quello 0,2 può fare la differenza. Però questo è unito all'aumento della memoria interna, che è passata a... da 8 giga a 16 giga, fa sì che comunque possiate anche archiviare molte più applicazioni da poter utilizzare. E dovrebbe consentirne anche un utilizzo più fluido, perché avendo più memoria comunque non si appesantisce, non dovete stare lì ogni due minuti a fare lo svuotamento della cache, certo, i trucchetti. Diventa più funzionale. Che vi abbiamo fatto vedere. Assolutamente, esatto. Sì. La data di uscita di queste due Fire Stick è data per il 18 di ottobre. Però, come i precedenti prodotti, potete preordinarle già ora. E poi dal 18 di ottobre partiranno le consegne. Ora io direi di passare ad un altro prodotto che ci ha intrigato per una determinata tecnologia che adesso vi andremo a specificare. Stiamo parlando delle telecamere Ring, che hanno fatto un upgrade in più. Stiamo parlando della Stick Up Cam Pro di Ring, naturalmente. Viene venduta in due versioni. C'è la versione con il filo classico, 179,99€, e poi c'è la versione totalmente autonoma con pannello solare a 199,99€. Data di uscita anche di questa, 18 ottobre, anche questa la potete tranquillamente preordinare. Adesso andiamo un po' più nello specifico e vediamo le caratteristiche. Primo punto, rilevamento 3D. Utilizza un radar per rilevare gli oggetti presenti nell'inquadratura della telecamera e quindi fare una mappatura di dove avete messo la telecamera. Quindi, ad esempio, l'avete messa in giardino, l'avete messa sul terrazzo. Tramite questa tecnologia avrete la visione della mappa dell'area che viene rilevata dalla telecamera. Esatto, è come avere proprio una visione dall'alto del vostro giardino, del vostro terrazzo, che lui con questo punto radar riesce a riprodurre. Avete presente un po' come nelle auto? Giusto. In alcuni tipi di auto, quando innestate la retromarcia, oltre alla classica telecamera posteriore, vi fa vedere la visione a 360 gradi dall'alto, che oltre alla vostra macchina, vabbè, costruita col computer. Sì, alla fine è un disegno della vostra auto, ma tutto intorno, grazie alle telecamere. Tutto il resto vi fa vedere la realtà, quindi l'auto parcheggiata davanti, quella parcheggiata dietro, e poi avete proprio l'idea dei vostri spazi. Qui è la stessa cosa, con questo radar riesce a ricostruire tutto ciò che viene rilevato all'interno della propria inquadratura. In più avete la possibilità della visione dall'alto, questo sempre grazie al rilevamento della mappatura della superficie che dove voi avete deciso di riprendere. Quindi cosa succede? Vi mostrerà anche una ripresa dall'alto con la zona magari dove ha rilevato il movimento. La comodità è anche che noi possiamo decidere una determinata zona carrabile, diciamo, dove la persona può transitare senza che mi arrivino sempre tanti messaggi: abbiamo rilevato un movimento. Quindi io gli posso dire: attenzione, su quella porzione di strada non mandarmi nessun avviso, perché potrebbe essere il postino, il corriere, mia moglie che torna a casa, eccetera eccetera, e so che passano solo in quella strada. Se invece al di fuori di quella zona che ho identificato come una zona tranquilla, se escono da quella zona verrà identificato come allarme e vi arriverà il pop-up, come è sempre successo. Altra funzione, ma questa è a pagamento nell'abbonamento che potete sottoscrivere con Ring, nome dell'abbonamento Ring Protect, vi dà la possibilità di registrare 6 secondi prima del rilevamento dell'allarme in modo tale da analizzare meglio la totalità della scena. Ma questa è una funzione, in mezzo a tante altre, che viene offerta solo per la sottoscrizione dell'abbonamento. Naturalmente la visione notturna a colori e l'audio è bidirezionale con l'annullamento del fruscio di sottofondo ed è dotato anche di una sirena di sicurezza. E questo era l'elenco completo dei prodotti che usciranno in Italia. Poi ce ne sono stati altri 5-10 che usciranno solo in America, anche carini magari alcuni, ma
Non me li facciamo neanche vedere. No, uno, uno ad esempio, proprio per citarne uno, era, mi ricordo, l'Echo Pop Kids, che non sarebbe nient'altro che la versione degli Echo Dot Kids che erano usciti qui in Italia, dove sulla scocca dell'Echo Dot veniva riportato un personaggio di un cartone animato, piuttosto che la faccia della tigre, l'elefante, eccetera, eccetera, questo dedicato per le camerette dei bambini. Ecco, questo ci è dato certo sapere che uscirà in America. Poi magari in un futuro cambiano idea, dicono, beh, in Italia è andato abbastanza bene, lo lanciamo anche lì. Ne parleremo quando... quando, se sarà, faremo un video dedicato anche, esatto, su questo. C'è stato anche un altro argomento di cui però vi parleremo in un prossimo video, cioè l'inserimento, lo diciamo? Sì, dillo, perché è veramente bello quello. L'inserimento dell'intelligenza artificiale all'interno dei nostri dispositivi domotici. Quindi, ma abbiamo visto delle anteprime di video bellissime. Ma... se avete presente ChatGPT, come funziona, ecco, immaginate, allora, ChatGPT si basa sulla scrittura. Io faccio la domanda, mi viene risposto in maniera molto dettagliata poi. Immaginate la stessa cosa ma a livello vocale, se ne parla da tanti anni ma hanno preso il loro tempo, perché trasportare una tecnologia che finora era basata sulla scrittura, metterla invece a livello vocale, ha richiesto un bel po' di tempo, ma sembra che le cose siano andate veramente bene. Si avrà la possibilità di dialogare con il nostro assistente vocale come se si dialogasse con una persona tranquillamente, attingendo direttamente alle informazioni poi da internet, cosa che invece adesso purtroppo non può accadere, e tante altre cose che abbiamo sentito durante la presentazione. Dettaglieremo nel prossimo video, anzi appunto attivate la campanellina così verrete informati. E direi che allora per questo video è tutto, ci vediamo, mi raccomando, al prossimo, fidatevi. Con altre grosse novità. Ciao ragazzi!